A questo punto, il rapporto tra amici e Morgan finisce. È di sabato scorso il finale di una vicenda che è rimbalzata per giorni su tutti i giornali. Ma come ci siamo arrivati? Tutto sembrava procedere secondo i migliori auspici. Nella puntata precedente, infatti, le sfuriate di Morgan... Questo pubblico, che sono bimbi minchia, lo dimostra! Questo! Erano state addirittura difese dalla padrona di casa. Ma il giorno successivo, domenica 9 aprile, si registrava la puntata andata in onda sabato scorso. E qualcosa non va. Iniziano a trapelare voci di problemi tra Morgan e la trasmissione, tanto che martedì è la stessa De Filippi a confermare l'uscita di Morgan da Amici. È vero, dice, e lo considero un mio fallimento, peccato. La risposta del cantante non si fa attendere. Il giorno stesso, prima posta un messaggio su Facebook e poi affida alla Repubblica un video in cui dà la sua versione. Diciamo che io e Maria De Filippi forse abbiamo opinioni differenti su che cosa significhi fare musica. Si è inventata e costruita televisivamente proprio questa lite con i ragazzi. Tra mercoledì e giovedì, poi, lancia nuove accuse. Sono deluso da Maria De Filippi, vi posso dire che sono altamente deluso e gli ho scritto questa cosa a Maria De Filippi. Sei scaduta ai miei occhi nel ruolo della strega di Biancaneve. A questo punto Maria De Filippi si vede costretta a intervenire una seconda volta parlando di nefandezze uscite dalla bocca di Morgan. E anche Mediaset, sempre giovedì, decide di agire per vie legali. Ed eccoci a sabato sera, quando va in onda la puntata che per 5 giorni è stata sulla bocca di tutti. A questo punto il programma decide di giocarsela tutta. La crescita loro! Sta dicendo una cosa che è non si può proprio parlare. Fai la stessa cosa con loro. Sei un tiranno. Ma il sistema non è quello solito di buttare un calcio nel culo a chi non va e prendere un'altra persona. Eppure i fatti non vanno proprio così. E i ragazzi aspettano l'ingresso del nuovo direttore artistico. Non rimangano parole.